single African currency made from gold, a true sharing. To stay in power, and that's what you got to keep in mind. They'll use the army and navy and lies or whatever they have to use to keep in power. They're not about to give it up because they don't know of any other system that will perpetuate their kind. Connecting Saddam to al-Qaeda? He said, no, he says, there's nothing new that way. They've just made the decision to go to war with Iraq. He said, I guess it's like we don't know what to do about terrorists, but we've got a good military and we can take down governments. And he said, I guess if the only tool you have is a hammer, every problem has to look like a nail. So I came back to see him a few weeks later. And by that time, we were bombing in Afghanistan. I said, are we still going to war with Iraq? And he said, oh, it's worse than that. He said, he reached over on his desk, he picked up a piece of paper. He said, I just got this down from upstairs, meaning the Secretary of Defense's office today. And he said, this is a memo that describes how we're going to take out 7 countries in 5 years, starting with Iraq and then Syria, Lebanon, Libya, Somalia, Sudan, and finishing off Iran. 7 countries in 5 years. Lizzone internazionale smetterà di attaccare la Libia solo quando Gheddafi se ne sarà andato. E questa è la linea che emerge dal G8 in Normandia, scritta nero su bianco nel documento finale e ribadita a voce in una comunione di strategie e intenti dal presidente francese Nicolas Sarkozy e da quello degli Stati Uniti Barack Obama. Meeting the UN mandate of civilian protection. I think so. They have no choice but to surrender or die. If anybody is still with Gaddafi, we tell them. As the diplomat was trying to make contact with revolutionary forces. But his appearance apparently angered the opposition, which reportedly ordered the soldier's arrest. Revolutionary forces fear that the presence of foreign Gaddafi regime triply claims the foreign agents and attende la guerra. Nella giornata in cui il vertice tra europei, americani ed arabi ha deciso il rapporto alla risoluzione delle Nazioni Unite il colonnello ha dato l'ultimo disperato ordine di attaccare Bengasi, la capitale dei ribelli nell'est del mondo. Questa mattina a Bengasi ci sono stati fortissimi scontri con l'intervento di artiglieria e di mortai.
centri della città e a un certo punto è stato anche abbattuto il cacciabombardiere. Per alcune ore si è creduto che fosse un aereo dell'aviazione libica del colonnello Gheddafi, ma più tardi si è capito che era invece uno dei pochi aerei che erano passati nelle mani dei ribelli. L'abbattimento conferma comunque che la battaglia è stata e continua ad essere molto forte qui a Tripoli. Libya, 2,500 kilometers from this runway plane, four trucks full of wooden boxes, which on our close inspection were clearly marked munitions. We weren't able to find out if they were for the Qatari security forces to use or for the rebels, but we know these unmarked pickup trucks are staying on the ground in Benghazi, and they were driven. Che l'uranio faccia venire il cancro, certo, avete usato di tutto da quelle parti e quindi la gente muore per tutto. Come si fa a capire se questo è morto per l'uranio, se questo è morto per la chimica, se questo è morto perché gli avete bombardato gli ospedali? Questo, signori miei, non è essere scienziati responsabili, questo è essere dei burattini tecnologici pagati dalle lobby internazionali. Voi da lontano non la vedrete, ma è la foto di un bambino malformato, ne stanno nascendo a centinaia, ne nasceranno a centinaia in Iraq, ne nasceranno, se non la smettiamo, in Libia. Questi sono persone innocenti che stanno pagando adesso e pagheranno nei prossimi secoli questa politica criminale. Le armi di distruzione di massa non le aveva Saddam Hussein, ce le abbiamo noi! Anche la Libia contagiata dalla situazione a Tripoli. Tragico bilancio della giornata della collera. Manifestazioni e scontri diverse. Crisi libica, i morti sarebbero addirittura 10.000. Almeno 10.000 e oltre 50.000. Tonight, two former CIA officers tell reporter Christopher Holt how lies invented about Angola and Nicaragua. Dove vengono seppelliti i cadaveri di questi giorni. Quello che colpisce ora è questa fossa. Si vede a occhio nudo che non si tratta di fosse comuni, bensì di normali tombe che vengono scavate peraltro con cura e quindi non potrebbero assolutamente essere l'atto finale di un massacro. Tutto è tranquillo, non c'è nulla che possa nascondere i misfatti, peraltro si è scoperto dopo che questo cimitero è un normalissimo cimitero di Tripoli, il cimitero dei martiri, e probabilmente quelle tombe sono le tombe di poveri migranti che avevano cercato di partire per l'Italia e il mare se li è inghiottiti, quindi si sta rendendo l'ultimo omaggio a questi morti. Questo filmato è finito sulle prime pagine di tutti i giornali del mondo e la velocità di penetrazione di questa notizia è stata pazzesca.
perché tutti l'hanno ripresa, tutti ne hanno parlato, ovviamente nessuno si è preso la briga di verificare e di capire, ad esempio, come questo filmato fosse stato postato diversi mesi prima e non fosse appunto un'ennesima bugia di guerra. Ci sono state diverse manipolazioni dell'informazione per quanto riguarda questo conflitto, e che sono gravi anche a livello deontologico. Il Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, parlando all'Assemblea Generale dell'ONU, ha ribadito la necessità dell'intervento in Libia per difendere i civili dalla repressione del regime di Gheddafi. Il governo libico ha rifiutato, ha respinto molti appelli da parte della comunità internazionale, incluso uno fatto dall'ONU, e ha risposto alle proteste civili con la forza militare, con l'oppressione, in una maniera assolutamente disproporzionata. E l'autodifesa del popolo libico deve essere sostenuta fino a quando continueranno le azioni belliche con bombe a grappolo. Non si tratta di bombardamenti. Dalla stampa di stamattina in Italia sembra che non ci apprestiamo, così come i nostri alleati, a fare bombardamenti, quelli famosi con le bombe a grappolo. Non si tratta assolutamente di questo, si tratta di interventi con dei razzi di estrema precisione su singoli obiettivi militari, come dei mezzi in movimento e via dicendo. Niente assolutamente a che vedere con interventi su centri civili o là dove ci possono essere delle vittime civili. Per mandare a casa gli immigrati e per buttare qualche missile, grazie alla Russia, missili intelligenti, speriamo che non sia come noi. In questi giorni il governo ha provato a mostrare le vittime civili dei bombardamenti, non siamo riusciti a vederne nessuna e oggi per la prima volta vediamo invece con quanta precisione questi grossi due hangar nella zona militare del porto di Tripoli siano state centrate ieri notte dalle bombe alleate. Trascinati fuori dall'hangar ci sono un paio di lanciamissili tipo Katyusha ed alcuni camion militari. All'interno molti barili carbonizzati che servirebbero di carburante o di olio combustibile, ma poi soprattutto... called Hawali Al-Hamidi, and he is a crucial figure in the history of the Gaddafi regime because he was one of the people who seized power with Colonel Gaddafi in 1969, so he's right at the top of the Libyan elite. Now, the Libyans are saying that people died here. Civilian protection, this is civilian protection of NATO. A family who are sleeping at their home, at their beds, at 6:30 o'clock morning. They bombed them. أي مشروعية؟ بيوتنا تصبح أهداف عسكرية مشروعة؟ هل هذا مكتوب في قرار مجلس الأمن؟ هل هذا مكتوب في وثائق الأمم المتحدة؟ هل هذا موجود في أي شريعة، في أي قانون وجدتوه؟ إن السياسيين أو المسؤولين بيوتهم وعائلاتهم وأطفالهم أهداف عسكرية مشروعة. المدني اللي تسكن فيه زوجته صفاء أحمد محمود وبنته خال وابنه الخويلدي خالد. وتعرفوا الخويلدي يسكن في هذا المنزل وزوجته النجية بن قاسم وزوجته الحاجة عائشة، وتعرفوا ان هذه المساكن هي تسكن فيها هذه العائلات.